pacifista, forse un pacifista sicuramente non tradizionale, le armi sicuramente non le ha mai prese in mano Vittorio, ma era un difensore dei diritti umani ovunque, perché non era certo amico dei palestinesi, ma non era neanche molto tenero con Hamas. Mi pare che ci sia proprio il passaggio dove era stato invitato a una cerimonia da Hamas e volutamente non ci volle andare, quindi una persona a tutto tondo. A presentare questo libro e a dialogare con Egidia, e lo ringrazio per la sua disponibilità, abbiamo invitato Amedeo Ricucci, che è tornato a essere, lo era già noto e famoso e bravo giornalista, ma lo è tornato a essere recentemente, suo malgrado immagino. Non usare questa espressione che è un po' suo malgrado, una cosa. Certo, non la sua insaputa, ma comunque è tornato un po' alla ribalta. Ecco, Amedeo è quel giornalismo che noi sosteniamo, che è sempre più difficile fare, che gli editori, in questo caso la RAI forse rappresenta un aspetto diverso, ma che gli editori stanno tagliando sempre di più con la scusa dei costi, ma è quel giornalismo che è testimone e che soltanto con quello la gente è in grado di poter capire che cosa succede. È un giornalismo che si sta purtroppo estinguendo, ma io credo che con gente come questa, come Amedeo, e con quei giornalisti come Vittorio Arrigoni, perché era un collega a tutto tondo, al di là di come lo svolgeva il suo mestiere, come tanti altri che hanno versato il loro sangue sui conflitti del mondo, Civielli, Antonio Russo, e l'elenco sarebbe troppo lungo. Io ringrazio ancora, perché veramente sono ringraziamenti non di grammatica. Grazie Egidia, grazie Amedeo, sindaco, a te. Grazie. Ringrazio Bombonato, perché è con un po' il rapporto che abbiamo avuto quest'anno con l'Ordine dei giornalisti ci siamo potuti permettere di avere figure importanti come quelle che sono qui con noi oggi, come è stato Tizian giovedì, che ci ha raccontato un po' questa idea, un po' a raccontare questo giornalismo di frontiera, perché pare di capire che insomma i media tendono a occuparsi un po' poco del giornalismo di frontiera. L'idea nostra è, all'interno appunto dei Radio Days, provare a fare qualcosa di particolare, cioè provare a, in qualche modo, visto che è un festival, un piccolo festival della comunicazione, del piccolo ovviamente non ci permettiamo di dire, è da provare anche a portare qualche voce nel coro che è un po' meno, insomma, un po' fuori dal coro, diciamo che è meno seguita dai media. Per cui intanto ovviamente ringrazio Amedeo Ricucci di essere qui con noi, e un particolare ringraziamento a Egidia. Voi sapete che Vittorio è stato premiato da noi nel 2009, venne appunto lei a ritirare il premio, e purtroppo Vittorio è stato l'unico che non è mai riuscito a venire a ritirare il premio, ben chiaramente non per la sua scelta, ma perché in quel momento era nella striscia di Gaza e non era possibile in nessun modo né muoversi da quel luogo. Mi ricordo molto bene, io non ero sindaco, ero nel pubblico, mi ricordo molto bene quel video dove lui raccontava questa cosa, che restiamo umani. Devo dire che, guardate, adesso oggettivamente mi viene la pelle d'oca, non è che voglio fare un intervento, però è così, cioè, poi io penso che la gente poi deve raccontare le passioni che ha, non è che può sempre in qualche modo. Devo dire che mi ha segnato molto e ci tenevo molto oggi alla presentazione di questo libro, perché Vittorio comunque rimane sempre nel cuore di tutti noi che abbiamo organizzato questo premio. Ricordo ancora questo video e il ringraziamento che lui ci faceva per questo premio che noi davamo a lui. In verità era esattamente il contrario, eravamo noi che ringraziavamo lui per quello che faceva. Per cui mi sembrava importante comunque oggi portare questa voce, raccontare un po', sentire G
Gidia, raccontarci un po' la storia di quelli che io chiamo gli eroi del nostro tempo, nel senso che purtroppo la televisione ci propone ogni giorno degli eroi che sono ben diversi da questi, ognuno sceglie gli eroi che preferisce, siamo in un paese democratico. Io penso che gli eroi del nostro tempo siano questi, ognuno fa le sue scelte, insomma, persone che comunque danno la loro vita per gli altri e lo fanno non esclusivamente per una questione d'immagine, ma perché ci credono e hanno passione in quello che fanno. Ecco, e Radio Adesso, chiudo con questo, facendo poi cosa c'è nei prossimi giorni per la partita di quelli che sono qua, e Radio Adesso è un esempio di passione, perché quello che noi facciamo nelle condizioni e barre economiche che valgono per tutti, ma soprattutto nelle condizioni che abbiamo, cioè che siamo poche persone che possono fare queste cose, riescono a produrre una cosa come questa, è possibile solo grazie alla passione di quelli che ci lavorano sopra, al netto del singolo, che ci lavorano sopra, perché altrimenti non sarebbe possibile. Passione di fare qualcosa che ti piace. Io penso che insomma la cosa più importante è che quando qualcuno fa con passione quello che gli piace, riempie la sua vita, perché insomma questo sarebbe un messaggio da mandare anche ai nostri figli: fai qualcosa che ti piace, fallo con passione, ti riempirà la tua vita indipendentemente da quanto poi ti arriva nel conto corrente. Questo è forse il messaggio più importante che ci ha portato l'altro giorno Zian, che ci porta Vittorio, che secondo me che ci portano in tanti, credo che sia importante. Venendo invece a quello che seguirà, ne approfitto per dire che noi avremo un'ultima presentazione di libri domani mattina con la vice Biagi e Lili Gruber, che presenteranno i loro libri qua. Abbiamo oggi pomeriggio l'evento clou, che è la premiazione di Stanzio San Marconi, con Linus Albertino, Bergonzoni, il senatore McDowell, che è un senatore premiato da Obama per quanto si occupa d'ambiente, e Lili Gruber. Poi avremo domani la chiusura a Villa Grifone con Zichichi e tutto l'aspetto, quindi chiudiamo nella casa di Marconi, perché chiudo ricordando che questo è l'evento della comunicazione, e al decennale il bambino è diventato grande, è il più grosso evento che viene fatto nella provincia di Bologna / regione Emilia Romagna per Marconi, punto, e lo fa il comune più piccolo, punto. Chiudo con questa piccola vena polemica, ma che siccome lo sforzo è già a metà e sto vedendo il traguardo, comincio a dire anche quello che non potevo dire all'inizio. Io vi ringrazio tutti e Gidia, grazie a voi, grazie di nuovo, grazie a voi, grazie. Innanzitutto mi fa piacere che il VIC abbia avuto un premio da vivo. Quello che purtroppo capita spesso in Italia è che i premi si ottengono da morti. È capitato ad esempio che Raffaele Ciriello, che faceva il giornalista, faceva il fotoreporter, sia diventato giornalista post mortem, e potrei darvi una sfilza enorme di colleghi che hanno dato la vita facendo questo mestiere, che hanno visto riconosciuti i loro sforzi dopo la morte. Capita spessissimo in questo paese, che è un paese un po' strano da questo punto di vista, ma forse anche perché si ha una concezione romantica. Tu sindaco, ti do del tu che sei giovanissimo, parlavi di eroi, io penso che non si è affatto eroi, neanche Vic era un eroe. Io dico sempre, faccio lo stesso esempio tutte le volte, dal mio punto di vista, e penso che il Vic, anche se non lo conoscevo personalmente, ce l'avevamo sentito diverse volte al telefono, ma mai personalmente, possa sottoscrivere una cosa del genere. Eroe è il manovale che sale a 40 metri sull'impalcatura, spesso senza casco e protezione, e lo fa a 300-400 euro al mese. Io sono un giornalista pagato dal servizio pubblico, ho uno stipendio che reputo dignitoso, e quindi non trovo nulla di eroico. Io non trovo che ci sia nulla di eroico nel fare il proprio mestiere. Tu dicevi prima, lo si fa con passione. Immagino e spero che lo si faccia, o almeno così dovrebbe essere, lo si faccia sempre con passione, così come il Vic fece le sue scelte, le fece con passione, così si spera che i giovani che si avvicinano a questa professione, che vuole avere qualcosa di nobile, lo facciano. Non mi capita in questi giorni di
partecipare a diverse manifestazioni, si dice i giornalisti coraggiosi. Giornalisti coraggiosi, come si dice a Roma, un par de palle. Nel senso che io sono un giornalista che si occupa di esteri, lo ha scelto lui, non me l'ha ordinato il medico di andare in Siria, non me l'ha ordinato la RAI, l'ho chiesto io, così come ho chiesto io di andare in zone di guerra, perché per gli studi che ho fatto, per il tipo di esposizione internazionale che ho avuto, mi sembrava la cosa migliore per me, e anche perché questo modo di declinare la professione, cioè quella di stare in mezzo agli avvenimenti che si vogliono raccontare, è il modo a me più congeniale. In fondo anche Vittorio fece una scelta di campo, cioè quella di andare a Gaza in mezzo ai palestinesi che vivevano l'umiliazione di essere chiusi in una prigione a cielo aperto, l'umiliazione di vivere in un posto da cui non potevano uscire, e fece la sua scelta andando fra di loro. In questo modo era in grado di raccontare meglio quello che voleva dire essere palestinesi a Gaza. In questo modo è stato l'unico ad essere testimone di un'operazione vergognosa, che fu quella piombo fuso. In questo modo divenne l'interlocutore obbligato di tanti giornalisti che stanno comodamente seduti a Gerusalemme, spesso, che chiamavano, non facciamo nomi, non voglio assolutamente farne, anche perché rischio licenziamento, e che chiamavano il VIC che stava sotto le bombe nell'ospedale a Shifa, e poi scrivevano il pezzo. Finito il pezzo, magari andavano a bersi un tranquillo whisky all'American Colony e lo stipendio lo portavano a casa. In quel caso VIC gli serviva, in quel caso Vic era prezioso, gli dava le informazioni. Poi magari quando facevano i dibattiti criticavano la partigianeria di Vittorio Arrigoni, poi però la sfruttavano. È importante, secondo me, aver messo assieme oggi queste due figure, che sono diverse ma fino a un certo punto: il giornalista professionista tradizionale e il giornalista trattino militante. Mi permetto di usare questa definizione che è un po' sopra le righe probabilmente, ma mi spiego un po' meglio, nel senso che soprattutto dopo la rivoluzione digitale, grazie ai social network, grazie alla possibilità che abbiamo adesso oggi tutti di fare foto, di fare video, di scrivere articoli, perché c'è una rete attraverso cui diffondere le informazioni che abbiamo. Il monopolio dell'informazione, per fortuna, non ce l'abbiamo più noi giornalisti. Prima eravamo dei privilegiati che potevano rinchiudersi nella loro stupenda torre d'avorio e decidere quali fossero i fatti da trasformare in notizie. Gli altri restavano ai margini. Anche quello che poteva dire il Vic, se fosse vissuto 10 anni prima, non sarebbe mai arrivato in prima pagina, non gliel'avrebbe mai pubblicato nessuno. Nell'epoca della rete, invece, per fortuna ci sono atti di giornalismo che vengono fatti dai citizen in giro per il mondo. C'è una rivolta come quella della Birmania nel 2008, di cui non sarebbe saputo nulla 20 anni fa, e che invece è finita sulle prime pagine dei giornali perché i monaci buddisti che l'hanno animata si sono scattati le foto e si sono fatti i video, e i video hanno bucato la censura militare ferrea che il regime birmano era riuscita ad imporre. Ci sono altre situazioni in giro per il mondo che riescono ad arrivare sulle prime pagine dei giornali perché l'opinione pubblica le spinge. Quindi siamo in un'epoca che è pazzesca dal punto di vista delle opportunità democratiche, perché si riesce in un certo qual modo a condizionare anche l'agenda politico mediatica. Il Vic è stato uno dei pochi che su Gaza è riuscito a imporre i riflettori internazionali in momenti in cui nessuno l'avrebbe fatto. Il Vic è stato uno dei pochi che è riuscito a parlarci di una cosa che molti ignorano, che è la primavera palestinese. Cioè, tutti pensano che la primavera araba
abbia fatto un detour, come si dice, un, che non sia passata attraverso i territori palestinesi. Invece c'erano giovani a Gaza che erano insofferenti rispetto alla, al regime di Hamas e che si riunivano attorno al weekend dei baretti dove comunque discutevano e provavano a immaginare un futuro che fosse in sintonia con quanto sarebbe poi successo in Tunisia, in Egitto e negli altri paesi arabi. Tutto questo, di tutto questo siamo a conoscenza perché il VIC aveva una capacità straordinaria di comunicare e perché comunque la rete, anche il manifesto ovviamente, ma il manifesto vent'anni fa forse non gli avrebbe pubblicato gli articoli, ecco, e lo dice uno che ha scritto sul manifesto a lungo. Quindi siamo comunque in un'epoca diversa, un'epoca in cui appunto non ci siamo solo noi giornalisti col tesserino, anzi sarebbe il caso che forse il tesserino venisse dato a più gente, ma so che Gerardo per esempio fa un ottimo lavoro qui in Emilia Romagna, e comunque non è più il tesserino a determinare la qualità del mio lavoro. La qualità del mio lavoro è determinata da una serie di valori che dovrebbero valere in tutte le professioni: onestà, trasparenza, competenza, passione. Io anche a un falegname chiedo queste cose. E però ci sono falegnami che fanno delle buone sedie e falegnami che fanno delle pessime sedie. Qual è la scelta che abbiamo? Di non andare più da quel falegname a farci fare una sedia. Lo stesso dico io, scrivo delle stronzate, non leggete, faccio dei servizi che sono stupidi, non guardate più i servizi a Mario Ricucci. È l'antidoto, lo strumento che abbiamo, nel mio caso il telecomando, nel caso della carta stampata, saltate i pezzi che scrive Bommorato se trovate che sia disonesto. Cioè abbiamo dei come opinione pubblica, come cittadini abbiamo tutta una serie di mezzi. Abbiamo il diritto di essere informati, perché quello resta un diritto costituzionale, abbiamo anche però il dovere di essere informati, per cui quando sento le lamentele di chi dice il tuo programma, per esempio La Storia Siamo Noi, perché peraltro sta chiudendo, va in onda in terza serata, io dico è colpa vostra, perché siete voi che guardate le tette di Belen che vanno in prima serata e fanno ascolti. Se voi non guardaste le tette di Belen, oppure guardatevi in privato, non voglio fare il moralista, forse manderebbero in onda degli speciali sulla Palestina. Quindi comunque siamo tutti nella stessa barca da questo punto di vista. Quello che conta appunto sono i valori a cui facevo riferimento prima. Grazie. Vittorio lo ha scritto più di una volta, lo ha anche detto, che ci siamo trasformati in reporter. Vittorio e i suoi compagni degli ASM non erano lì per fare i giornalisti. Lui dice ci siamo trasformati in reporter per raccontare quello che vediamo ogni giorno, cioè una strage prevalentemente di civili. Quindi Vittorio, che aveva questa grande capacità di scrittura e molto emozionale, ha preso in mano la penna. Vittorio girava sempre con il quadernetto, col taccuino, quindi io ne ho a casa di taccuini di Vittorio, pieni delle parole di Vittorio. Quando ho capito che anche il diritto alla conoscenza, il diritto alla verità era calpestato, lui si è trasformato in giornalista, e molto, molto credibile, molto seguito, io penso perché si avvertiva nelle parole di Vittorio proprio la passione di un testimone, di uno che appunto non scriveva da Gerusalemme, ma scriveva se parlava di sangue perché il sangue l'aveva visto e l'aveva toccato. Si parlava di bambini uccisi perché i bambini uccisi li aveva raccolti e li aveva portati in ospedale. Si parlava di cecchini che sparavano sulle ambulanze, era perché lui sulle ambulanze c'era. E quindi questo suo raccontare non era un raccontare dall'esterno, ma era raccontare proprio con la passione di chi aveva passato quei momenti insieme ai suoi fratelli palestinesi. Perché la scelta di Vittorio di andare a Gaza era
era motivata da ben altro, era motivata da quella che lui definì, quando disse: io ho una passione sfrenata per i diritti umani. E queste parole io ogni tanto me le ripeto, perché sono proprio, fotografano Vittorio, no? Questo essere convinto che i diritti umani non sono negoziabili, che hanno cittadinanza, devono avere cittadinanza ovunque, e che lui aveva capito durante gli anni, diciamo, lo chiamerei quasi apprendistato, anche se non è una parola che mi piaccia particolarmente, quindi in questi viaggi che lui ha fatto da quando aveva 20 anni, questi campi di lavoro che io ho descritto nel libro, lui si stava preparando proprio a questa scelta finale, che era di dedicarsi totalmente, o forse non sarebbe stato totalmente se Vittorio fosse vissuto, ma sicuramente lui aveva preso la decisione di andare là dove non c'era l'ingiustizia, dove la pace era una parola vuota, dove c'era l'oppressione e dove c'era un popolo che, così vicino attraverso il Mediterraneo, come lui dice, questo grande mare che dividendoci ci unisce, quindi un popolo fratello che però veniva ignorato, veniva abbandonato. E le sue esperienze in quella che io chiamo la prima Palestina, quindi questi campi di lavoro abbastanza brevi del 2002, poi 2003-2004, gli avevano fatto capire che lì poteva svolgersi proprio quella che lui considerava una missione. Tante volte Vittorio si definiva anche un monaco laico, nel senso che per lui questa era proprio la vita alla quale lui voleva dedicarsi interamente. Poi, proprio non lo so, Vittorio, se sarebbe rimasto ancora a lungo a Gaza, certamente era in procinto di ritornare quando è stato rapito e poi ucciso, ma doveva tornare proprio a breve perché c'era papà che era ammalato, quindi lui voleva stare col papà, anche lui non stava molto bene di salute, e poi forse sarebbe rifatto un po' le ossa a casa e magari sarebbe ritornato ancora a Gaza. Anche se quando loro arrivarono il 23 agosto 2008 fu una, lo chiama quasi una follia epica quella, perché stranamente le navi israeliane che li avevano proprio tallonati in quell'occasione li lasciarono entrare, magari pensavano che fosse un fuoco di paglia, e nei mesi successivi arrivarono altre imbarcazioni, erano le stesse che poi tornarono, ma poi quando i confini erano già chiusi, sigillati, l'unico e non aperto ma che loro erano riusciti proprio a sfondare era il mare, erano arrivati dal mare. E quindi per Vittorio furono mesi in cui posso usare la parola felice, anche è una parola molto grande, felice, però Vittorio era contento, era sereno, e io quando ci sentivamo qualche volta sentivo proprio la sua voce ridente, no? E quindi anche se si era un po' preoccupati, ma il fatto di sentire il figlio al suo posto, nel posto giusto, faceva star bene anche noi. Magari se ritieni ci sia un passaggio del tuo libro magari che ti può interessare, oppure io una parte mi hai già risposto, la domanda era come hai visto, però c'è se una, fai c'è una cosa che scrive Vittorio, questa che ritieni significativa proprio per quello che abbiamo appena detto, la scritta da Gaza City il 27 febbraio del 2009, quindi Piombo Fuso era appena terminato. Sì. E lui dice: cara famiglia, spero che ora converrete con me che la decisione di voler tornare qua giù e subito era la decisione più giusta. Immaginatevi se non ci fosse stato nessuno a raccontarlo questo massacro, soprattutto adesso che ho modo di leggiucchiare le centinaia di mail che ho ricevuto. Pare che la forza delle mie parole
abbia veramente scosso le coscienze, riscosso ciò che di umano in molti si era assopito. Sono stati giorni d'inferno e continuano ad essere durissimi. Potevamo morire, siamo sopravvissuti. L'inferno non è certo finito. Io in particolare, minacciato di morte da più parti, se sono rimasto vivo è perché non sono stato lasciato solo, preda di questo Moloch fascista assetato di sangue. Non lasciato solo da migliaia di persone, ma soprattutto dalla mia famiglia, le mie radici affettive. Non so se mi sto guadagnando un posto in paradiso. Certo è che lenire l'inferno di questi innocenti è una vita che vale la pena di essere vissuta. Restiamo umani, un abbraccio collettivo e caldo a tutti voi, bestiole incluse, vostro figlio, cuore maidomo, Vic. No, c'è una cosa che mi viene in mente adesso mentre Giglia parlava, sulle polemiche che ci furono all'epoca di Piombo Fuso, no? Il Vic venne accusato da più parti di essere parziale, appunto, nel racconto, di non raccontare il fatto che Hamas nascondeva, che ne so, i razzi nelle scuole piuttosto che in altri posti, facendosi scudo della popolazione civile. No, non sto lì a dilungarmi sulle accuse, tutte cose che Hamas fa, però non a caso tu dicevi all'inizio, Vic raccontava quello che vedeva, se parlava di bambine perché lui vedeva i bambini uccisi, se parlava di chi sparava sulle ambulanze perché lui ci stava nelle ambulanze. Quindi in realtà, perché è un'accusa che viene fatta anche a me spesso, no? In realtà quando tu racconti quello che tu vedi, già dai fastidio, perché quello che tu vedi dà fastidio comunque a qualcuno. L'unico modo per attaccarti, ma è un modo io trovo demenziale, è quello di dire non hai visto A, B e C, ma in realtà tu non puoi vedere tutto innanzitutto, e alla fin fine la sua grandezza comunicativa stava in questa piccola frase che è banalissima se la dico io adesso, cioè restiamo umani, detta però in quel frangente, in quelle circostanze, per me riassumeva tutta una serie di cose. Possiamo star qui a polemizzare per ore sulle cose cattive che possono fare quelli di Hamas, su tutti i piccoli peccatucci veniali che hanno i palestinesi, io non l'ho mai nascosti ad esempio. Resta però il dato di fondo, che innanzitutto quella è una guerra di Davide contro Golia, e che comunque a pagarne le conseguenze è popolazione civile inerme, che è palestinese, perché alla fine i numeri sono quelli che sono. Hai voglia a parlare dei famosi missili di Hamas? Sono dei catorci di latta, i famosi Qassam, che vengono dipinti come se fossero degli scud, dei grad, perché poi la gente non sa la differenza fra un missile e un altro, anche chiamarli missili è demenziale. E cioè avranno, adesso con tutto rispetto per le pochissime vittime che hanno fatto, stiamo parlando invece, Piombo Fuso, stiamo parlando di 1300 civili uccisi, e le stime sono al ribasso. Quindi in quella frase restiamo umani c'era il voler dire attenzione, ma diamo il giusto peso alle cose. Quando si dice che Vittorio era di parte, ma io lo confermo, anch'io sono di parte, ho scelto una parte, Vittorio ha scelto una parte. Vittorio, che era così orgoglioso, quando gli raccontavo questo piccolo episodio della zia Stella, la zia che durante la resistenza abitava a Lecco, quindi caricavano su queste barchette a remi, le lucie, un po' di viveri, un po' di indumenti, li portavano, attraversavano l'Adda e li portavano sui pendii del Monte San Michele, da dove scendevano i partigiani per poi raccoglierli, perché la resistenza partigiana sulle nostre montagne lecchesi è stata, e non solo sulle montagne, è stata molto forte. E quindi quando Vittorio diceva io ho nel mio DNA sangue partigiano, diceva la verità. E per noi essere partigiani
cioè non è una brutta parola, eh? Io la esprimo ancora con vanto, ma non solo pensando alla zia, ma pensando anche alle scelte che ha fatto Vittorio. Vuol dire, forse semplicisticamente, ma io la vedo così, vuol dire mettersi da una parte e scegliere una parte, scegliere da dove stare. Vittorio diceva che a volte è facile scegliere, perché vedi chiaramente chi è l'oppresso e chi è l'oppressore. Vedi un popolo, parliamo di Gaza, ma parliamo anche della Palestina occupata, vedi un popolo che è schiacciato, che non ha diritti, un popolo che a Gaza nasce, c'è un bimbo che nasce lì, diventa adolescente, ragazzo, uomo, diventa vecchio senza poter mettere fuori un piede dalla striscia. Quindi profughi sulla stessa terra. Io, per me, i profughi erano coloro che lasciano un paese e vanno in un altro paese. Qui ci sono i campi profughi, c'è anche un campo profughi grandissimo vicino a Betlemme, e a Gaza ci sono diversi campi profughi, Jabalia e quant'altro, dove ci sono persone che sono di quel popolo eppure sono profughi sulla stessa terra. Quindi per Vittorio non occorreva fare un grande sforzo scegliere la parte in cui da cui stare, anche perché era un po' una fissa nostra, una fissa di famiglia, quella che quando hai il bivio scegli la strada anche più difficile, però che ti porta nella direzione di metterti a fianco di chi ha bisogno e di fare tutto quello che puoi per alleviare questo bisogno. E per Vittorio era diventato un bisogno impellente suo, della sua anima, proprio di riuscire a vivere la vita in questo modo. Poi Vittorio non era assolutamente tenero con i governanti della striscia, perché quando Amedeo parlava della primavera araba, della primavera palestinese, Vittorio, che aveva anche verso i giovani e sui giovani un grande ascendente, e veniva ascoltato, e lui poi amava anche raccontarsi e raccontare anche le sue motivazioni, era a fianco di questi ragazzi il 15 marzo del 2011, quando anche la piazza di Gaza City si riempì di questi giovani, che soprattutto universitari, che avevano voluto fare questa giornata, che non era la giornata della rabbia, ma l'avevano chiamata la giornata della riconciliazione, perché volevano con grande forza che Hamas e Fatah si riunissero, perché l'interesse del popolo palestinese è unico, e Vittorio era in mezzo a loro. Io ho a casa tante fotografie che poi mi hanno mandato Vittorio insieme a tutti questi ragazzi. Vittorio, che quando poi la polizia li fece sgombrare, allora loro andarono all'università di Gaza, prepararono le tende, volevano fermarsi la notte, anche lì arrivò la polizia e qualcuno si prese le bastonate. Vittorio accompagnò i ragazzi nelle sedi della polizia e voleva farsi garante lui, no? di quello che stavano facendo. E io aggiungo anche un'altra cosa, che questo prendere posizione noi abbiamo sempre cercato di farlo. Io l'ho fatto anche quando mi ha scritto quest'anno o l'altro anno, dopo che c'è stata la conclusione del processo a Vittorio a settembre, mi ha scritto un ministro, non so se fosse il ministro della giustizia, dicendo che siamo arrivati a questa conclusione, quindi con una lettera anche un po' autoreferenziale, no? E quindi io ho risposto, certo con toni piuttosto lievi, ringraziando, però ho anche voluto sottolineare quello che era il mio pensiero, dicendo che mi auguro che ai giovani di Gaza sia consentito di esprimere liberamente, così come faceva Vittorio, di esprimere liberamente i propri desideri e i propri sogni, e che voi cerchiate di non soffocarli questi sogni. C'entrava poco con quello che lui, come risposta, però io in quel momento mi sono sentita di dirgli: guardate che
anche voi dovete, cioè non è sufficiente che voi mi abbiate parlato di Vittorio come un martire, un eroe, Vittorio molto amato, Vittorio ha fatto tanto, ricordatevi anche dei, non tanto dei Vittorio che ci sono lì, ma dei vostri ragazzi che ci sono lì, che hanno gli stessi sogni che aveva Vittorio. Volevo approfittarne, visto che peraltro serve, perché quello che stavi dicendo prima mi ha ricordato una persona a cui è giusto che vada la nostra attenzione, che è un collega, sì. Domenico Quirico, che è scomparso in Siria. Tu dicevi, Egidia, era facile per Vittorio scegliere da che parte stare. Domenico si è ritrovato in una situazione del genere, e io dico sempre, non dico mi manca Domenico, no, io dico mi mancano i suoi articoli, che per un giornalista penso che sia un complimento maggiore. Con Domenico siamo stati assieme a Damasco prima, quindi abbiamo visto la realtà della guerra siriana da una parte, e poi Domenico un po' prima di me è andato anche dall'altra parte. Nel primo pezzo che lui scrisse da Aleppo, città sotto bombardamento continuo, lui a un certo punto si lascia sfuggire un qualcosa che nella sua era un po' estraneo alla sua penna, al suo modo di raccontare. Lui a un certo punto dice: sono qui sotto le bombe da 24 ore assieme a donne, bambini, anziani, eccetera. Alla fine bisogna pur scegliere da che parte stare, io sto dalla parte loro. No. E Domenico era un giornalista professionista di quelli tradizionali, che mai e poi mai avrebbe mancato alla deontologia professionale. Bene, ci sono situazioni in cui non c'è tanto da menare il can per l'aia, o stai da una parte o stai dall'altra. E stare da una parte non vuol dire stare dalla parte di un partito o un movimento, no, vuol dire stare dalla parte della gente. E la gente ad Aleppo è la gente che comunque si è rivoltata contro un regime assassino, liberticida di 40 anni fa, da 40 anni. Aggiungevo quello che diceva prima Deo, sì, le polemiche sono, adesso non mi ricordo bene, guardo Massimo perché mi ricordo che anche noi quando avevamo poi fatto il premio, fatto prima che io diventassi sindaco, però dopo in qualche modo mi ricordo che ci fu una polemica in consiglio comunale. Pare una cosa del genere rispetto al fatto che perché il video avevamo fatto solo il video che avevamo mandato, me lo ricordo anche degli il video che avevamo mandato era stato fatto da lui, che tu dirai scherzo, cioè è evidente che il video che diamo un giorno della premiazione è quello che evidentemente ha fatto il giornalista che l'ha fatto, e che quindi non eravamo in par condicio, imparziali, perché chiaramente raccontavamo solo una verità. Io ho provato a spiegare, devo dire con qualche difficoltà a essere inteso, che il tema era il primo, che ovviamente quello che provava a dire è che lui faceva il giornalista e quindi noi avevamo premiato il lavoro del giornalista, okay, e quindi del suo modo di stare, di fare il giornalista in quel luogo, di comunicare, e che quindi ovviamente ricevevamo quello qui. E secondo, che lui stava appunto, mi lasciava questi, con quelli che stavano peggio, cioè con quelli, perché mi ricordo nel video c'era un'immagine di questi che andavano, gli sparavano, dei contadini, sì. In mare. Esatto, no, si può far vedere questa immagine particolare, insomma, che fa queste cose, ed era delle, cioè non è che fossero dei terroristi, dei miliziani, sì. Che facevano, si sparavano, cioè, c'era un'immagine di persone che rischiavano la vita indipendentemente dal fatto che fossero più o meno d'accordo con chiunque in quel contesto. Ecco, allora qui lì dà l'idea che ovviamente c'è un problema rispetto a una semplificazione della cosa, riduzione del problema, molto spesso questo per dire che purtroppo, però noi siamo andati avanti, altrimenti è vero che siamo qui e continuiamo per la nostra strada. Volevo aggiungere una cosa, perché dopo c'era Tom, forse non lo so bene come funziona la deontologia giornalistica, sicuramente c'è un codice da rispettare,
Vittorio poteva permettersi di non rispettarlo appieno perché lui non era un giornalista, lui era un attivista per i diritti umani che ha preso in mano la penna, il taccuino e il computer. Quindi, dato che lui era andato a Gaza e con i palestinesi per difendere i diritti umani, quindi mettendosi proprio vivendo con i palestinesi, è chiaro che lui scriveva della sua vita con i palestinesi. Se fosse stato forse un giornalista ufficiale avrebbe anche cercato di vedere l'altra faccia della medaglia. Però lui non era lì per quello, quindi non era lì con un contratto, esatto. Vittorio. Lui era lì che di sua spontanea volontà, di sua iniziativa, non prendeva stipendi da nessuno, quindi anche questo lo rendevano forse più, cioè poteva scegliere più liberamente cosa scrivere, cosa non scrivere, cosa dire e cosa non dire. Quando Sasso Marconi gli diede questo premio, io ricordo benissimo che Vittorio era entusiasta, ma entusiasta perché diceva: allora il lavoro che ho fatto qualcosa ha lasciato. E mi disse: mamma, dopo inizio i viaggi, così tu figlio. Così, perché lui con i viaggi aveva. Guardavamo sempre le trasmissioni che faceva dopo il TG, Enzo Biagi, non lo sai, il fatto, no? E pendevamo dalle sue labbra. E quindi per lui era un grande onore che nella città di Enzo Biagi, dopo Enzo Biagi, ci fosse Vittorio. E anche questo video, che si vede che è un po' anche improvvisato, lui riuscì a mandare il materiale a un'amica, Paola, qui in Italia, che durante la notte lo rielaborò. Il giorno che noi venimmo a Sasso Marconi, ci fermammo su Marina Ticoli sull'autostrada perché questa ragazza ci doveva dare il DVD da portare poi a Sasso Marconi. E anch'io lo vidi per la prima volta, prima della proiezione lo vidi e fu un colpo anche per me perché... questo è anche il video che io porto con me quando vado nelle scuole con i ragazzi. Le scuole superiori lo guardiamo perché dico, prima che parli io è meglio che ascoltiate Vittorio e le parole di Vittorio, ma io tutte le volte che sparano io soppazzo sempre perché è come se mio figlio fosse ancora su quella barca, se fosse ancora in quel campo e sentisse proprio i proiettili che lo sfioravano. Era il 25 luglio, festa della pastasciutta antifascista a Sasso Marconi. Il nostro ospite era Don Gallo, al quale dicemmo: ha visto Don Gallo? Vittorio Arrigoni non c'è più, era da pochi mesi. È da aprile. E noi lo vogliamo onorare e con il suo modo burbero: Don Gallo, bravo, 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 bravi davvero. Quando quello che hai scelto come partigiano è la cosa giusta, e Vittorio lo era, lo abbiamo adottato da quel momento a Sasso Marconi, al di là delle polemiche che gli stupidi che ci sono dovunque, esistono sempre, allora l'abbiamo adottato e abbiamo detto: Sasso Marconi, guardate che l'Ampi ha 150 iscritti, solo 16 sono dei veri partigiani, per cui abbiamo dovuto rifarci partigiani noi per dare riconoscimento anche a delle figure come Vittorio. E da allora decidemmo di emettere una tessera dell'Ampi alla memoria di Vittorio. L'abbiamo per il 2012-2013 e alla signora diciamo che ogni anno lei avrà questa tessera. E l'abbiamo fatto soltanto per due personaggi, un eroe o partigiano come Angelo Vassallo, che sindaco di Pollica, che ha fatto fuori perché voleva difendere l'ambiente e i diritti, sì. E poi l'abbiamo fatto per Vittorio. Le consegno a nome del segretario e a nome di tutti gli iscritti, alcuni sono presenti anche in sala, alla signora. Io credo che quello di Vittorio è il più conciso, è il più
attuale, ma vale per tutta la storia dell'umanità, fino alla fine di questi tempi, il restiamo umano. Non c'è niente di più semplice e di più completo e concreto di questo messaggio. E magari tanti davvero lo adottassero, questo restiamo umano. Perché credo che sia molto vero il fatto che in qualche modo Sasso Marconi ha voluto fortemente adottare il Toro, perché questo il premio del 2009 è stato l'avvio per certi versi di un percorso per quanto riguarda. Io ho avuto la fortuna, non ho mai conosciuto fisicamente Vittorio, ci siamo scambiati un paio di mail, devo dire la verità, ho avuto questa fortuna e devo dire che la disponibilità, ma la spontaneità anche di Vittorio, anche in poche mail si vedeva, disponibile e però anche coerente e capace di comunicare, questo è forse uno dei pregi che gli ho visto, perché in poche righe di fatto faceva sì che non si potesse non empatizzare con lui, no? Cioè, ti sentivi lì con lui dicendo forte, hai ragione tu, e questo secondo me è una grande forza di una persona, perché non tutti sono in grado di fare un'operazione di questo tipo, no? Che sia giornalista o che non lo sia, l'importante secondo me è che una scelta lui l'ha fatta, una scelta che noi abbiamo condiviso, abbiamo voluto condividere e continuiamo a voler condividere. Credo che siano quelle piccole cose che però fanno capire che forse Vittorio per certi versi è troppo avanti rispetto a quello che è il sentire comune. Ma avremo altre occasioni per continuare a tenere viva la memoria di una persona che si è spesa fino alla fine per gli altri. Grazie. Grazie. Io volevo comunque dire che una cosa, nel senso che anche una cosa per me riguarda Egidio, nel senso che io penso che comunque quando noi presentiamo questo libro per noi sia una cosa importante, piacevole, però penso ci sia un elemento anche comunque per lei, cioè il comunque dover in qualche modo rivivere una cosa, e quindi capisco anche insomma la difficoltà, però le mamme in fondo hanno questa grande cosa, no? Hanno dentro un qualcosa di straordinario, no? hanno qualcosa di incredibile, hanno una forza che con tutto rispetto per il papà non ci siamo neanche lontanamente, per cui io credo che oggi noi ricordiamo giustamente Vittorio, però penso che dobbiamo ricordare anche il coraggio di una mamma che va in giro e parla, presenta un libro e parla di sempre, che al di là di quello che Vittorio faceva nella sua vita, sempre il suo bambino, e quindi, certo. E quindi è un grande coraggio, penso che forse un applauso vada fatta anche. Che altro ringraziare per aver ribadito questa cosa della possibilità, anzi dell'opportunità che le persone hanno di essere di parte, perché adesso da una ventina d'anni a questa parte sembra che questo non sia più concesso, quindi l'averlo ribadito anche in una situazione di accusa che ha subito suo figlio secondo me è molto importante e deve essere ribadito più spesso, e questo lo chiedo anche a voi come giornalisti ufficiali, diciamo, di farlo sempre più spesso, perché sembra che altrimenti appunto si debba mantenere una salomonicità, un bilanciamento sempre nelle opinioni, che invece ognuno ha diritto di esprimere nella sua particolarità e nel suo essere di parte. Quindi per me è vero questa cosa del lavoro di suo figlio che faceva era una cosa molto bella, proprio perché era dalla parte dei più deboli, dalla parte di quelli che lui riteneva i più deboli. Che ce ne fosse magari qualche altro da qualche altra parte che ritenesse qualcun altro più debole era altrettanto legittimo, e mi sembra che questo sia da portare avanti con forza. Questa par condicio a noi ci ha fregato proprio, credo, negli ultimi anni.
qualcosa? No, una cosa che dicevano a Vittorio, ma in fondo lo dicono anche a me, che ci sono tante altre situazioni nel mondo, no? E Vittorio diceva, sì, ma io non sono ubiquo. Io sono qua e non posso essere altrove. E scegliere la parte del più debole degli oppressi era diventato per lui una cosa, cioè, ovvia. Quando c'è all'interno del video, del documentario che aveva realizzato Al Jazeera, non so se per caso l'avete visto, c'è Vittorio che a un certo punto dice, mi dicono, ma Victor, ma perché hai scelto di lasciare la tua casa, la tua vita comoda e di venire a vivere con i palestinesi? E lui risponde, ma come potrei fare altrimenti dopo aver conosciuto com'è la vita dei palestinesi? E diceva, e sono io che mi stupisco del vostro stupore che io sia qui, non avrei potuto fare altrimenti. Cioè, è un popolo, lui sosteneva che, lui parlava della grande famiglia umana, no? E all'interno di questa grande famiglia umana lui aveva la Palestina aveva un posto privilegiato nel suo cuore, e quindi credo che questo non si possa rimproverare a nessuno. Ci sarà chi ha nel cuore un posto privilegiato per altre situazioni, per esempio in Africa, Vittorio aveva conosciuto anche molto bene il Congo quando andò come osservatore dell'ONU con Beati, i costruttori di pace. Però anche perché se ci disperdiamo in tanti rivoli difficilmente riusciamo ad essere efficaci, ma questo anche nella nostra vita normale, la nostra vita di tutti i giorni. E quindi lui ha fatto questa scelta ed è da rispettare. E quando io ricordo anche con poco tatto, mi chiamarono 3 giorni dopo la morte di Vittorio, Radio 24, in una trasmissione in diretta del mattino, e mi chiesero se accettavo di parlare. Io dissi di sì, mi chiamarono la mattina successiva e una delle domande che mi fecero, mi dissero, ma suo figlio odiava Israele? Odiano, non era un punto di domanda, era un'affermazione, odiava Israele. Io ho detto no, Vittorio non odiava Israele, al che mi sono fermata, non ho dato spiegazioni, al che l'intervistatore è rimasto molto spiazzato da questa mia affermazione così, e non sapeva più come, diceva, ma però io gli ho detto, non so se anche in quell'occasione ho raccontato di quando Vittorio appunto arrivò a Gaza, e quell'agosto quando alla sera ci fu questa cerimonia, questa cena di benvenuto a cui Vittorio decise di non partecipare, lui e Jeff Alper, che l'altro è l'israeliano. E quando Vittorio me l'ha raccontato, lo scrivo anche qua, gli ho detto, bravo Vittorio, hai fatto la cosa giusta, perché tu non sei lì per il governo di Hamas. Lì ci poteva essere Hamas, ci poteva essere Fatah, ci poteva essere chiunque, tu sei lì, hai deciso che sei lì per i palestinesi, e quindi ho detto, hai fatto proprio, ma perché era la cosa più ovvia da fare. Certo, c'era stato il benvenuto ufficiale quando erano arrivati, però alla sera, alla cena e quant'altro, era un mischiarsi, no? E allora Vittorio ha deciso di non mischiarsi con il potere che in quel momento era rappresentato da Hamas. E così è stato. E anche queste accuse di odio verso Israele, certo Vittorio non aveva peli sulla lingua, usava anche toni abbastanza forti quando, però non se la prendeva mai con, lui aveva anche degli amici israeliani, perché nei viaggi precedenti lui era stato anche a Tel Aviv, quindi aveva conosciuto diverse persone, diversi giovani israeliani, ebrei, quindi lui non faceva differenze di religione o di appartenenza politica o geografica, lui contava sugli uomini, e quando gli uomini erano retti, tutti potevano essere amici di Vittorio, di qualunque nazionalità fosse. Ecco, questo volevo dire. Io credo soltanto che un giornalista
seriamente il suo mestiere, ha molti doveri. Uno di questi, e dovrebbe essere uno dei principali, è quello di dare voce a chi non ce l'ha. Se questo significa essere di parte. Bene. Ben, essere di parte.